Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Siamo così arrivati al termine di questo itinerario di ricerca del ruolo dello Spirito, della presenza dello Spirito all'interno dei Vangeli dell'infanzia di Luca, e in questo nostro incontro, quindi si chiude per quanto il ciclo, ho voluto privilegiare anche un titolo forse un po' birichino, perché era intitolato così l'incontro di quest'oggi: Figlio, tuo padre e io angosciati ti cercavamo, che è preso da questa perdita di promesse che ci sono attenti, insomma, misteri gloriosi. Gesù dodicenne e lo spirito disobbediente. È un po' strana questa cosa, che noi diciamo che è la categoria dell'obbedienza, la categoria della fede, ma è anche la categoria della disobbedienza, non soltanto quella dell'obbedienza, perché non si può obbedire agli uomini per disobbedire a Dio. Se tu obbedisci a Dio, devi disobbedire anche agli uomini. E lo dirà anche Pietro nel discorso degli Atti degli Apostoli. E quindi la fedeltà a Dio ci porta anche a una disobbedienza, non si può contentare tutti. E la scelta che comporta una verità e anche la coscienza di questa verità e questa fedeltà conduce le persone a crescere a non essere più così politicamente corretta, come si dice, perché devi fare delle scelte. Ogni scelta è sempre scegliere qualcosa ma scartarne altre, o perlomeno mettere da parte altre. E le cose o le persone che non si sentono o scelte o privilegiate o non si sentono nel partito giusto non la prendono bene. Quindi inevitabilmente ogni cosa che ha un volto, mettiamo, anche positivo, perché tu dici io scelgo te, nel medesimo tempo ne presenta sempre uno negativo se uno si sente non scelto. E lo stesso vale nel discorso appunto dell'obbedienza, perché ogni tipo di scelta comporta questa differenza. Allora la cosa però un po', diciamo così, imbarazzante è che l'argomento dell'obbedire e disobbedire lo troviamo in relazione alla famiglia di Nazaret, che per eccellenza viene sempre presentata come quella bella famiglia dove tutte le cose sono sempre andate bene, figurati, c'era la Madonna, c'era San Giuseppe, c'era Gesù, tre personaggi molto buoni, insomma, per parlare bene di questa famiglia. Ecco, tanto questa è un po' la nostra creazione della nostra forma di pietà o spiritualità popolare che abbiamo costruito, ma anche della teologia che si è costruita nel tempo. Ma è poi vero che questo immaginario di un po' di cuori, una capanna, mettiamola così, proprio non dire due cuori, una capanna, perché insomma c'è già anche il figlio, restituisce la verità di quello che fu della famiglia di Nazareth, metto in un'altra questione. È poi vero che non ci furono dei conflitti effettivamente anche nella famiglia di Nazareth, dati dalle incomprensioni dell'identità di questo figlio, la cui comprensione ha tenuto sulle fine almeno 4 secoli di storia dei dibattiti cristologici dei primi secoli della storia della Chiesa, capite? È così vero che Giuseppe, avendo ricevuto dall'angelo la comunicazione Maria idem, avevano risolto dal principio tutta la questione dell'identità del figlio loro? Allora, con tutte queste domande vorrei far partire la lettura di questo testo, che vedrete, così come presentato, io adesso vi farò emergere degli stili certo non virtuosi della famiglia di Gesù, considerando che avevano un dodicenne, cioè un preadolescente con loro in sostanza. Vi leggo il testo, poi riprenderemo poco per volta il commento, entreremo anche nella collocazione di questo testo dal punto di vista
voglio, se riusciamo, e in particolare il ruolo che ha questo racconto nella teologia dell'opera di Luca. I suoi, dopo aver detto, appunto, quando è però tutto compiuto, quindi lasciamo l'episodio di Simeone e Anna alle spalle settimana scorsa, secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava pieno di sapienza e la grazia di Dio era sopra di lui. Quindi loro erano venuti da Nazareth a motivo del decreto di Cesare Augusto per il censimento. Ora, dopo questo essersi fermati, e mi fa capire perché in pratica sono perlomeno questi 40 giorni, essersi fermati tra Betlemme e Gerusalemme, compiuto tutto, anche se non ti dice che dopo i 40 giorni ritorno, perché dice ebbero tutto compiuto secondo la legge del Signore, ma non necessariamente appena dopo, perché se voi notate il Vangelo di Matteo fa stare molto tempo, almeno 2 annetti su Betlemme, poi c'è la fuga in Egitto, dopodiché quando ritornano torneranno su, quindi non si tratta di un po' di giorni, ma di qualche anno che restano su esattamente l'abitazione di Betlemme e non a Nazareth. Comunque qui ritorno a Nazareth, i suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme, quindi ti dice che tutti gli anni loro andavano a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Questa sottolineatura, quindi la prima Pasqua di cui ci parla il Vangelo di Luca, l'altra sarà esattamente alla fine del Vangelo. Allora noi dobbiamo sempre pensare a questi testi di Vangeli dell'infanzia, sono i testi scritti alla luce del punto di arrivo, non solo il punto di partenza, ma solo un punto di partenza che già contengono tutti gli elementi della teologia del mistero pasquale, sono tutti retroproiettati. Allora, essendo tutti retroproiettati, che mi si dica appunto che quando lui aveva circa 12 anni loro vanno a Gerusalemme, i genitori tutti gli anni andavano a Gerusalemme, se i genitori vanno tutti gli anni a Gerusalemme a feste di Pasqua, a feste di pellegrinaggio, vuol dire che sono degli osservanti, e fin qui voi direte, almeno ecco, questo lo salviamo, andavano in chiesa regolarmente. Ecco, tutti gli anni vuol dire che nell'educazione lui riceve, recepisce questo stile, perché non era di tutti quanti gli ebrei allora quello di andare tutti gli anni a Pasqua, una delle tre feste di pellegrinaggio, le altre due non le cita, però almeno questa è la città. Vuol dire quindi che anche Gesù assumerà lo stile di andare a Gerusalemme, perché si dice che tutti gli anni vanno a Gerusalemme, significa, fa capire che nello stile di Gesù, nella abitudine di Gesù, anche lui verosimilmente si portava regolarmente a Gerusalemme, almeno per le feste. Ed è quello che dirà solo il quarto evangelista, però, l'evangelista Giovanni, che ci fa vedere un Gesù che è più a Gerusalemme che in Galilea, paradossalmente. E invece i tre evangelisti sinottici sembra che si raffigurano un Gesù che sta solo in Galilea e va una sola volta a Gerusalemme. È chiaro che è tutta una costruzione funzionale a costruire l'ultimo viaggio di Gesù verso Gerusalemme, non che lui non andasse mai a Gerusalemme, perché lui era a Gerusalemme, a mio avviso, complessivamente almeno un mese e mezzo all'anno, come minimo, quindi mettete in conto come minimo un mese e mezzo all'anno, fate il conto anche degli anni della sua vita, faccio sempre questo rapporto, un po' come se uno dovesse stare in vacanza nella sua vita in un posto, che ne so, alle Seychelles, per un mese e mezzo all'anno, dopo un po' di anni sembra di essere la tua famiglia, capite? O quanto io sei molto inserito in quel territorio, ricordo che io quando andavo a Tubinga un mese all'anno, quando ci andavo sentivo ormai, dopo solo qualche anno che andavo, di sentirmi un po' a casa. Questo lo dico perché è bene che noi pensiamo che Gesù è fortemente collegato a Gerusalemme, non è lontano da Gerusalemme, ma ha tutti i suoi piedi a terra, al punto tale che aveva anche il suo discepolato di Gerusalemme, che in parte lo seguivano certamente quando era al sud e poi lo lasciavano perché lui saliva al nord, il discepolato del nord in parte lo seguiva al sud e in parte rimaneva al nord, capite? Quindi dobbiamo un po' immaginare così la cosa, ma torniamo indietro perché non ha ancora quell'età, ma ancora 12 anni. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono di nuovo secondo l'usanza. Ma trascorsi i giorni della festa, allora uno si domanda perché mi segnala che aveva 12 anni, dal momento che vanno tutti gli anni, vuol dire che l'hanno portato solo quando aveva 12 anni? E comunque sia, perché lo portano quando aveva 12 anni e non quando ne aveva 11 e non poi quando ne ha avuti 13? Non si è mai posto questa domanda.
importante sapere che, sebbene di tradizione fosse posteriore, questa età, che è l'età della preadolescenza del ragazzo maschio, è quando, grosso modo, un po' come anche la ragazza che entra nella preadolescenza, nella cultura antica, quindi anche nella cultura ebraica, venivano riconosciuti potenzialmente maggiorenni, cioè quando in pratica tutto lo sviluppo della sessualità, sia maschile che femminile, predisponeva ormai il ragazzo ad essere già potenzialmente padre e la madre, e la ragazza potenzialmente madre. E capite che in tutte le culture antiche i riti di iniziazione sono collegati allo sviluppo della sessualità, perché è la cosa più grossa che avviene nello sviluppo della persona. Quindi noi mettiamo la maggiore età 18 anni, ma niente a che fare il cambiamento che avviene dai 17-18 anni rispetto a quello che avviene nella preadolescenza, nella differenza proprio del ruolo sociale che uno può ricoprire a quel punto in avanti. Pertanto a 12 anni viene anche poi tradizionalmente collocato l'idea di una maturità, notate, anche religiosa, non soltanto potenzialmente sociale, perché puoi già essere 12-13 anni padre di famiglia, nel senso che ci vuole per un annetto prima che si va a coabitare assieme, ma da lì in avanti potenzialmente sei già capace di generare, quindi le famiglie, quelle un po' più precoci, diciamo, mettevano già in cantiere anche un eventuale matrimonio a quell'età. Ora, nel caso di Gesù, notate che, ripeto, proprio quell'età nella quale potenzialmente uno poteva già essere consegnato nella relazione tra la famiglia del figlio e la famiglia della figlia, viene sottolineato il fatto che lui invece va nel Tempio. Ma nel Tempio si collega l'altra istituzione, che è esattamente l'istituzione di quello che poi verrà chiamato Bar Mitzvah nella tradizione ebraica. Di cosa consiste? Bar Mitzvah è traduzione, bar aramaico e poi anche ebraico mitzvah, figlio del patto, che significa in pratica che era una forma, chiamiamola così, celebrativa, che fanno ancora oggi gli ebrei, la forma celebrativa entro la quale il ragazzo adolescente, oggi lo fanno a 13 anni con la tradizione ebraica, individuata sui 13 anni, però vedete che il discorso è quello, cioè quello della preadolescenza, quando ormai tu sei anche sessualmente maturo per poter generare. Allora, a quel punto solo il maschio è inserito nella comunità giudaica con la possibilità di poter parlare ufficialmente con la parola di Dio, e quindi loro memorizzavano il brano del testo ebraico che andava letto davanti agli anziani affinché tu potessi essere riconosciuto, ed c'era questa forma di iniziazione religiosa che camminava sulla stessa lunghezza d'onda della iniziazione naturale, che è quella, ripeto, della preadolescenza, perché un po' tutte le culture dove devono mettere il luogo della iniziazione lo collocano dove naturalmente tu hai una iniziazione. Allora, questa cosa qui è interessante perché ti viene proprio sottolineato che il luogo della consegna di questo ragazzo non è tanto potenzialmente la casa, che poi al contrario, cioè che la ragazza entrava nella casa del ragazzo, cioè la femmina nella casa del maschio, quindi la sposa nella casa dello sposo, ma comunque sia non viene sottolineato un rapporto tra le famiglie per un futuro matrimoniale del figlio, ma viene sottolineata un'altra casa. Allora il problema, capite, che della discendenza era la casa del padre, quindi la ragazza doveva entrare nella casa del padre, che era esattamente la famiglia patriarcale che aveva nella propria casa il figlio, che veniva dato alla sposa, ma era la sposa che doveva entrare nella casa del padre. Quindi il tema della casa del padre, in tema di fecondità e di iniziazione, era molto molto importante. Vi dico questo perché già lo voglio andare a finire. Ora, qui nella stessa età della fecondità del ragazzo ti viene segnalato che viene invece portato esattamente con quell'età, viene portato a Gerusalemme per la festa di Pasqua, e vediamo cosa succede. Ma trascorsi i giorni della festa, quindi non ti racconta neanche che cosa è avvenuto durante la festa, ma ti dice
in pratica dopo la festa veniva in 7-8 giorni, cioè se includete anche la notte del 14 di Nisan diventano anche potenzialmente 8 giorni se li contiamo, e c'era la festa di Pasqua e poi vi era la festa degli azimi, la settimana degli azimi, che era tutta quanta collegata dal 14-15 di Nisan nel primo mese dell'anno in avanti. Quindi dice, lascia intendere, trascorsi i giorni della festa, se sono la festa di Pasqua vorrebbe dire che dal 16 in avanti, se sono Pasqua e azimi significa che dovete pensare attorno al 22 di quel mese. Mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Allora, credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Scritto così, uno pensa che forse, capite, non so, un migliaio di persone, quindi anche tuo figlio, dico, sì, sarà da qualche parte, così non ti preoccupi tanto, ma il problema è che erano carovane, insomma, si muovevano assieme ad altre famiglie, ma erano nell'ordine di 10, esageriamo, 15 persone. Allora, qui siamo già almeno tre volte tanto, il gruppo appunto, il gruppo di appartenenza della famiglia di Gesù, quindi Maria e Giuseppe. Ora, il primo elemento veramente strano, sul quale evidentemente la pietà popolare non ha mai indugiato perché è sconveniente, è che la forma di responsabilità di questi due genitori, capito, sotto le scuole di mercato, uno può anche dire, ma se una volta li svezzavano in fretta, d'accordo, però detto oggi questa cosa qui, effettivamente uno dice, accorgersene dopo, vedete che cosa che dice, perché dice praticamente, credendo nella carovana, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti. Quindi una giornata di viaggio, a parte, adesso è sempre difficile capire quando si viaggia, se a caso si viaggiava di notte, per cui siamo ancora nei tempi in cui fa ancora freddino, per cui si viaggia tranquillamente di giorno. Allora c'è il viaggio del mattino, poi riprende il viaggio anche pomeriggio, verso sera ti fermi, o perlomeno magari anche nella prima parte del pomeriggio, ma comunque sia di ore ne passano, solo per sottolineare questa cosa. E allora la funzione di questo testo è quella di, vedrete, di arrivare poi ai 3 giorni, perché fa passare una giornata. Mi dice che loro, quindi lo cercano tra i parenti, non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. E allora mi domando, ma torna tutta la carovana? Perché bisogna domandarsi queste cose. Se loro partono, dice, adesso il disastro è per tutti, perché dopo una giornata non è poco, perché una giornata comunque tu ti sei fatto i tuoi, i tuoi 20 chilometri circa, ecco, di cammino, 15-20 chilometri li hai fatti, anzi, penso almeno 20 te li facevi tutti, e tornare indietro vuol dire che è una giornata di fatica che hai investito e non è una bella cosa. Allora, chi ritorna? Qui il testo ti fa capire che tornano soltanto Giuseppe e Maria, non tornano degli altri, non sappiamo come va a finire la cosa, non c'è almeno segnalazione nel testo. E allora dice, non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. Questo passaggio qui, dopo 3 giorni, uno che sente che per la festa di Pasqua loro vanno a Gerusalemme, dopo una giornata di cammino, quindi non lo ritrovano, dice dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Questo elemento dei 3 giorni è chiaro che è molto importante, perché in tutta la tradizione, sia sinottica ma anche giovannea, dove c'è l'idea del terzo giorno, è sempre collegato in pratica al tema della resurrezione. Okay? Allora, essendo proprio tutte le ricorrenze del terzo giorno, ad esempio, hanno tutte a che fare con l'annuncio che Gesù fa: dopo la morte dovrà risorgere. Ora siamo a Pasqua, anche lì a Pasqua la risurrezione. Qui siamo a Pasqua 12 anni, con tutto il discorso che vi ho fatto. Dopo 3 giorni, dove lo trovano? Non lo trovano, capite, a giocare a biliardino, cioè lo trovano nel Tempio. Lo trovano nel Tempio e sempre in riferimento alla fine del Vangelo,
siccome il Vangelo di Luca è tutto centrato sul Tempio, perché inizia con Zaccaria che fa il suo sacrificio al Tempio, viene presentato al Tempio Gesù a 40 giorni, adesso ritorna nel Tempio, dopodiché dovrà iniziare un itinerario lunghissimo che punterà su Gerusalemme per entrare di nuovo nel Tempio, la cosiddetta Domenica delle Palme. In relazione al Tempio poi avrà tutti i conflitti e poi risorgerà quando l'Evangelo di Luca si chiude con l'ascensione al cielo, perché l'ultima scena è quella dell'ascensione al cielo dopo i discepoli di Emmaus e dopo che torna a Gerusalemme. Dice che i discepoli tornarono nel Tempio sempre e stavano a pregare Dio. Ecco, allora vedete che questo discorso del Tempio, che va a cadenzare un po' tutto il Vangelo di Luca, viene presentato anche in questo testo come centrale, e il Tempio è il luogo, nella tradizione giudaica, della presentazione di Dio e della residenza di Dio nel popolo di Israele. Nel Santo dei Santi, come sapete, veniva considerata la presenza, non si sa se ci fosse al tempo di Gesù, quindi dicono di no, si ritiene di no di solito, ma anticamente c'era questa arca dell'alleanza che mostrava la presenza delle tavole di pietra, quindi presenza sacramentale, potremmo dire, del Dio in mezzo al popolo. Ebbene, allora Gesù si trova nel Tempio seduto in mezzo ai dottori mentre li ascoltava e li interrogava. Dottori vuol dire in pratica i grammateis, gli scribi, che sono quelli con i quali polemizza lungo tutto il Vangelo, intendiamoci. Allora notate che qui viene creata in pratica una specie di storia primigenia di quello che poi sarà il conflitto che Gesù dovrà mettere in atto. Ti dice che lui a 12 anni, quando è in grado di leggere le scritture, lui si ferma lì e non vuole andare a casa, perché il messaggio è questo: gli altri partono, capite? Vengono a Gerusalemme, lui c'era stato quando aveva 40 giorni, adesso ci ritorna per la prima volta, così ti fa capire il testo, e si attacca lì e non vuole tornare a casa, capite? Allora, come mai non vuole tornare a casa? Proprio perché lui deve tornare lì, quella è la sua casa. Quella è la casa del padre suo, capite? E ricordatevi un po' tutta la riflessione che abbiamo fatto tra Zaccaria e anche Maria, dove ricevono le reciproche annunciazioni, una nel Tempio, l'altra in una casa a Nazareth. Allora voi vedete che quella che è partita nel Tempio, solenne e tutto, aveva a che fare poi con Giovanni Battista, il quale si allontanerà dal Tempio, perché mai è detto che va al Tempio Giovanni Battista, ma sta piuttosto lontano dal Tempio. Quella di Gesù, che avviene invece in una casa a Nazareth al nord, metterà al mondo un figlio che punterà tutto sul Tempio, perché tutto il Vangelo di Luca punta esattamente nel portare Gesù nel Tempio fino all'ultimo ingresso nel Tempio. Allora vedete tutti questi giochi che sono interessanti nella costruzione del ragionamento. Ritorniamo esattamente alla figura di Gesù che si trova con i grammateis, con i dottori, quindi con questi scribi, con gli esperti della Torah, a discutere con loro, come farà poi tante volte, perché dovrà discutere con loro, dovrà dibattere con loro, in quanto abbiamo l'interpretazione che viene data ufficialmente dal Tempio, da tutti i gruppi del Tempio, che è fortemente contrastante con la sua interpretazione. Qui vedete che in piccolo ti è già messo lì di fronte quello che sarà il dibattito, lo scontro regolare che dovrà affrontare lungo tutto quanto il tempo. E aggiunge il testo: e tutti quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Questo è quello che lui suscitava in effetti presso tutti, ma anche nel suo ministero pubblico, che rimanevano colpiti di stupore. I nemici chiaramente erano colpiti dal fatto che non potevano non riconoscerne un'autorevolezza e contestavano la sua autorità. Ricordate, gli chiedevano un po' di autorità, tu fai queste cose, perché insegnava come se fosse uno scriba, un rabbì, ma di fatto non lo era a livello ufficiale, e quindi gli volevano togliere proprio questa autorità. Quindi questa autorità gli emerge già quando lui ha questi 12 anni, costruito questo testo funzionale proprio per
mostrare già una forma di autocoscienza che questo ragazzo, quando comincia a pronunciare la parola della Torah, mostra già, perché ricordatevi che queste cose del suo insegnare nel Tempio sono dette dopo, verosimilmente, anche se non era contato, ma va a Gerusalemme, verosimilmente quando lui viene inserito nella comunità giudaica ufficialmente, con la lettura diremmo pubblica della Torah. Quindi subisce questa iniziazione. Una volta iniziato, lui viene presentato già come maturo nella sua autocoscienza. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io angosciati ti cercavamo. Vedete che qui emerge, che cosa emerge? La madre che va alla ricerca del figlio che è scappato di casa. Allora, sapete, nella tradizione sinottica noi abbiamo, a un certo punto dicono, c'è tua madre e i tuoi fratelli che ti cercano fuori, oppure Marco dice addirittura che la madre e i fratelli pensano che sia fuori di sé il proprio figlio, fuori, ma qui è fuori di sé, vuol dire anche peggio, ecco, dal testo sembra che dica questa cosa, quindi vanno in cerca di lui. Perché vanno in cerca di lui? Evidentemente perché creava dei problemi, cioè se ci fosse stato tutto tranquillo, casa e chiesa per intenderci, non avrebbe creato molti problemi. I problemi sono creati dal fatto che l'opinione pubblica che Gesù va creando, che arriva fino a Nazareth, porterà anche la madre e il parentado ad un certo punto ad intervenire, non sappiamo per che cosa, ma sicuramente Gesù prende le distanze da questo parentado. Allora voi vedete questa obiezione della madre che è presentata unitamente a tuo padre, e notate che è importante che dica tuo padre, non si sta riferendo al padre celeste, si sta riferendo a Giuseppe, e dice che è padre, non dice semplicemente quello che dicono essere padre, come di solito poi anche il gruppo più avanti che credevano essere lui, perché ha appena spiegato come è nato Gesù. Noi diciamo padre putativo, ma diciamo il termine giusto, abbiamo il coraggio di dirlo. Padre putativo è una bella nostra invenzione che prende dal verbo latino, che si credeva, per cui era ritenuto padre, che serve esattamente sempre per mettere al sicuro la verginità di Maria, che non è intaccata se tu dici padre adottivo, ma è tutta un'altra cosa, perché padre putativo, capite, è un convivente, chiamiamolo così, perché pensano che sia figlio di quello, ma non è, allora cos'è in pratica, capite? E se è padre adottivo, non è semplicemente uno che sta assieme a questa donna, anche magari sposato, però no, quello è suo figlio, capite? È suo figlio, perché voi sapete tutto dell'adozione, fa sì che il figlio naturale e il figlio adottivo hanno gli stessi diritti e doveri, sia il padre nei confronti del figlio, il genitore nei confronti del figlio e viceversa. E quindi questo è figlio adottivo, lui lo ha assunto esattamente nella forma adottiva nella sua casa, e per questo quindi che lui è padre veramente, non è che si pensava padre punto e basta, lo dice Maria quantomeno, poi Luca dirà si pensava, lo dice rispetto agli altri, ma Maria è cosciente che lui è padre, eh? Ok, allora ti cercavamo, ecco perché hai fatto questo. E notate che quello che segue sono le prime parole che Gesù dice in assoluto. In tutti quanti i Vangeli le prime parole che dice sono queste a 12 anni, sono importantissime, perché quando uno apre la bocca per la prima volta dice, o gli si fa dire evidentemente, una specie di suo programma di lavoro, progetto di vita. Ed egli rispose: perché vi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose, oppure alcuni traducono della casa del padre mio? Vedete, perché vi cercavate? Pone la domanda e loro non rispondono, perché in pratica alla domanda loro Gesù regolarmente risponde poi con domande, come faceva anche con gli scribi e con altri che lo interrogavano. E allora lui fa la domanda e però in un certo senso dà lui la risposta e tacita l'altra risposta eventuale. Dice: non sapevate che io devo occuparmi della casa del padre mio? Potremmo intenderlo esattamente in questo senso. Allora capite che qui viene messo subito di fronte già lo scarto
che poi più avanti verrà fuori in modo pesantissimo, che è quello del capire qual è la missione di questo figlio, che è occuparsi della casa del padre suo. Occuparsi della casa del padre suo, detto così, è ambiguo, perché siamo a Gerusalemme e la casa di Adonai è ritenuto essere il Tempio di Gerusalemme, perché non è come da noi che c'è una chiesa qui, c'è il Duomo, c'è San Marco, abbiamo mille chiese, ce n'era una sola di chiesa, c'era il Tempio di Gerusalemme, l'unico luogo dove si intende che Dio abitasse nel popolo di Israele e valeva per tutti, anche per tutta la diaspora. Qui dire, nella casa del Padre mio assume quella tensione tipica della storia di Gesù. È il Tempio di Gerusalemme, ma non è il Tempio di Gerusalemme, perché il Vangelo mostrerà dove il Padre deciderà poi di venire ad abitare il mondo attraverso il Figlio suo, che è il senso dell'incarnazione. Allora, che io devo occuparmi della casa e delle cose del Padre mio significa non solo dire io mi devo occupare delle cose del Padre mio, quindi del Padre, ma siccome è il Padre che decide di venire ad abitare con la sua casa nel mondo attraverso il Figlio, cioè Gesù che sta parlando, capite che il senso dell'affermazione è anche: non sapevate che io devo occuparmi della missione che il Padre mi ha dato per poter essere l'immagine del Padre sulla terra? Capite? Allora, questo tipo di decodifica è interessante, perché la casa del Padre mio diventerà sempre più la presenza di Gesù nel popolo e tra la gente. Allora quella è la sua occupazione, e comincia esattamente a dare il segnale: per poter occuparmi delle cose della casa del Padre mio, io devo puntare su Gerusalemme, perché è a Gerusalemme, con gli annunci poi che farà della passione, che io devo ritornare, perché devo essere ritrovato dagli anziani, dagli scribi, essere condannato a morte, essere messo a morte, dopo 3 giorni risorgere, capite? C'è dentro tutto. Quindi io mi devo occupare della volontà del Padre mio, grazie alla quale lui ha deciso di venire a inabitare il popolo nella mia storia, nella mia figura. È questo di cui mi devo occupare. È chiaro che ve l'ho sviluppato così, che è un linguaggio solamente un po' criptato, ma dice: ma essi non compresero le sue parole. E poi dice chiaramente, quindi vedete che viene fuori proprio una famiglia che si trova ed è presentata come famiglia in difficoltà, perché questo ragazzo li ha spiazzati con una forma di disobbedienza dello spirito che lo trattiene a Gerusalemme, quando invece se fosse stato tranquillo a Nazareth in tutta la sua vita probabilmente non avrebbe incontrato problemi particolari nella sua esistenza. Ma il fatto di volere lasciare la sua patria Nazareth e volere andare verso Gerusalemme ha significato proprio la fine. Partì dunque con loro e tornò a Nazareth e stava loro sottomesso. Sua madre osservava tutte queste cose nel suo cuore, che lo ribadisce, l'aveva già detto anche prima, cioè lei continua a pensarci, quindi mette proprio in campo una figura di donna che deve crescere, anche perché era una ragazzina, tendenzialmente non ci dice l'età, ma vi ho detto, insomma, dai 13 anni in avanti ogni anno era buono, certamente prima dei 20 anni, quindi comunque noi teniamo che è una ragazzina oggi come oggi, e osservava tutte queste cose nel suo cuore, quindi le custodisce, vuol dire che le recepisce dalla testimonianza di Gesù. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e davanti agli uomini. Questa frase finale prima di fare un salto di tempo, cioè quando aveva circa 30 anni ed è subito dopo l'episodio del battesimo. Vedete, quindi chiude questa cosa che ormai tu sei pronto, dopo aver fatto tutto questo cammino nel tuo spirito, sei pronto per affrontare la missione di questo momento. Quindi vedete come questi racconti dell'infanzia, questi due capitoli, sono un concentrato, noi l'abbiamo fatto passare almeno attraverso la figura dello spirito, un concentrato incredibile per preparare il lettore a leggere con attenzione poi il senso di tutta la sua missione. Vedete, per un minuto, per l'ultima volta, vi cominciamo. Vi concludo dicendovi, vi accenno soltanto a un'ipotesi di lavoro che sto portando avanti questi anni sulla collocazione
di questi 12 anni, quando Gesù aveva 12 anni, il perché sono venuti a Gerusalemme, cioè per quale motivo in sostanza. Io ho cercato di dire prima che è collegato all'età grafica di Gesù a 12 anni, però l'averne segnalato questi 12 anni può essere ulteriormente interessante. Perché? Se sapete, c'è il grosso problema del censimento di Quirinio, che è il dato cronologico che viene offerto nel capitolo secondo rispetto alla nascita di Gesù. Cioè Gesù sembra che vada, cioè Gesù, pardon, Maria Giuseppe, Maria incinta, che vada a Betlemme a motivo del censimento che Quirinio, insomma, doveva, anzi i tempi di Quirinio di per sé Cesare Augusto, che lo fa su tutta quanta la terra, così dice il testo. Ora, gli storici da tempo non sono mai riusciti a risolvere questo problema, perché noi non abbiamo nessuna testimonianza che verosimilmente quando Gesù nasce, che gli storici collocano attorno al 6 a.C., che ci sia stata la presenza di Quirinio nell'area siriana come governatore della Siria. Ma Quirinio invece entra come governatore facendo il suo censimento, qui abbiamo invece documentazione stabile, nel 6 a.C. e non nel 6 a.C. Allora per questo uno va un po' in crisi, perché grazie alle testimonianze di Matteo, siccome Gesù nasce prima della morte di Erode il Grande muore nel 4 a.C., quindi vuol dire che Gesù è nato prima del 4 a.C., e siccome parla della strage innocente di circa 2 anni, si dice che verosimilmente bisogna andare indietro di circa 2 anni, per cui si può recuperare lì. Poi una serie di altri elementi che non sto a stufarvi, che portano gli storici a dire che Gesù nasce 6 anni prima di se stesso, 6 anni avanti Cristo, ecco, e muore nell'anno 30, per cui la sua vita pubblica non è di 33 anni, ma di 30, scusate, di 33 anni, ma di 36 anni, perché nel 26 in grosso modo inizia l'attività pubblica e muore nell'anno 30, quindi questo è un po' il punto di vista cronologico. Ora, se voi valutate questo aspetto, che di solito gli storici dicono che Gesù non è nato a Betlemme, ma è nato a Nazareth, o quantomeno è nato al nord, ma viene fatto nascere a Betlemme perché è un teologumeno, perché Michea dice che deve nascere lì figlio di Davide, allora è una costruzione il fatto che lui sia nato a Betlemme. Ormai l'avrà fatto una storici, voglio dire, la Chiesa Cattolica e anche più importanti scrivono fortuna Papa Benedetto XVI su quello si è astenuto dal dire, ecco, di dare ragione, ecco. E allora ha detto, ma la tradizione insomma ci porta a dire che è bene che teniamo Betlemme. Invece secondo me, anche dal punto di vista storico, è molto più probabile che sia nato a Betlemme, non a Nazareth, tanto che non c'era il teologumenon, il teologumena plurale. Non è teologumenon che viene, teologumenon vuol dire un teorema teologico che è fatto funzionare come dato storico, vuol dire questo. Allora, non è un piegare la storia della teologia, che lo faccio nascere a Betlemme, ma è vero teologumenon, sapete qual è? È il censimento. Cioè, che ti creo un censimento che c'è davvero stato, perché che Gesù è nato, capite, da qualche parte, allora devo dire dove è nato, allora io lo faccio nascere a Betlemme teologumenon. No. Un censimento certo che c'è stato sotto Quirinio, ma io te lo creo come teologumenon, cosa faccio? Te lo anticipo di 12 anni, te lo anticipo di 12 anni, te lo metto esattamente in relazione alla sua nascita e dico che non è Quirinio che ha fatto il censimento, che storicamente è Quirinio, che l'ha fatto Cesare Augusto il censimento, che è il soggetto che fa il censimento è Cesare Augusto, su tutta la terra. Quindi io te lo ingrandisco, te lo pompo da brutto questo censimento come teologumenon, te lo anticipo lì, in modo tale che io mantengo la memoria storica che sono venuti davvero a Gerusalemme per il censimento, Gerusalemme e Betlemme, ma io te lo anticipo per dire che nasce il vero re quando l'imperatore era Cesare Augusto, che si riteneva essere l'unico re. Te li metto uno contro l'altro, tra virgolette, nel paesino sperduto della Giudea, che è appunto Betlemme, rispetto a Roma, che è la capitale dell'impero. Allora, capite molto bene che se io leggo così, vuol dire che il motivo per il quale a 12 anni sono andati a Gerusalemme era effettivamente ricordato come il censimento. Perché? Perché il censimento, scusate, non si faceva a Betlemme. Betlemme era un gruppo di 300-400 persone, a esagerare, ovviamente più piccolo di Nazareth.
Allora, la sede dei seggi, del censimento, per raccogliere le proprietà, si teneva nella capitale della regione, per cui necessariamente dovevi andare a Gerusalemme. Allora, che cosa fanno i frati? Scendono e loro, a mio avviso, erano già stati a Betlemme, risalgono, e Giuseppe risale con lei proprio per custodirla e stare a Nazareth, ridiscendono a casa di Giuseppe, perché comunque lui la casa ce l'aveva a Betlemme, e poi vanno a Gerusalemme per il censimento. Allora, a motivo del censimento, che a 12 anni vanno a Gerusalemme e sono lì e vanno a trovare prima di Zaccaria, vanno a trovare Elisabetta, che sono tutte collegate, e tornano al loro parentado. Ma il motivo della segnalazione dei 12 anni è per mettere assieme il censimento. In effetti abbiamo a che fare con un ragazzo che ormai ha già potenzialmente la possibilità di mettere su famiglia, quindi vedete che è una famiglia già, non un bambino piccolo. Tutti gli elementi che vi ho detto prima non vengono meno, ma vi aggiungete il fatto che c'è questa memoria del censimento. È un'ipotesi di lavoro che secondo me pare interessante e potrebbe risolvere tutta una serie di elementi non risolti dal punto di vista storico. Quindi chiudiamo con la preghiera della Maria, questa volta a motivo della figura mariana al centro della riflessione, e vi ricordo che la ripresa di questi incontri sulle opere di misericordia spirituale che saranno tenuti tutti da Don Giorgio Corroni, l'attuale direttore della Caritas diocesana, riprenderanno giovedì 7 aprile, quindi dopo la prima settimana di Pasqua, insomma dopo la Domenica della Misericordia, con lo stesso orario. Saranno 7 incontri, quelli perché sono 7 opere di misericordia, quindi c'è la possibilità di vivere ancora tutto il tempo di Pasqua e anche oltre, un po' con questo stile, con questi orari. Ave Maria. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.